porta, vai a vedere! È un momento, sì, mamma, vado. E chi è, Madonna? Un momento, chi è? Un momento! Sì, mamma, stai là, dormi. Che cosa ti agiti tu? Vado io. Chi andremo fa? Chi è? È permesso? Chi è? Buongiorno, signora. Ah, lei è avvocato. Buongiorno. Si accomodi, è permesso, prego. Si può? Sì, sì, si accomodi. Da posto. Piacere. Sì, avvocato, e perché? Come mai? Che è successo a Natale? Qualche problema? Dite. Non è successo niente. No, no, niente, veramente niente, dovete non dire. È successo niente, tranquillo, tutto a posto. Tutto a posto? Tutto a posto. Che cos'è tutto a posto? Cos'è? Tutto a posto. Pasqua. La cosa è risolta nel migliore dei modi. Sì. Meglio di così non si poteva. Sì. Tranquillamente. Pasquina! Cos'è, mamma? Che è successo a Natale? Niente, non ti... Dormi là, per piacere. Accomodatevi. Grazie, grazie, grazie. Allora voi mi dite tutto a posto proprio? Postissimo. E allora, tutto avvocato, a posto. Questa cosa la dobbiamo dire a Natale. Anna. Non lo possiamo lasciare ignaro di ciò. Adesso. Adesso. A Natale. Venite, avvocato. È una cosa che dobbiamo parlare a lui direttamente. È una cosa che voglio che lui che sappia. Diteglielo. Ma non è che si svegli qualcuno? No, vabbè, sta mia suocera a dormire, ma pure che si sveglia, è contenta, no? È contenta? Sì. Contenta lei, contenti tutti. Beh, diteglielo. Cara Pasqua. Cosa? Adagiati. E sto già adagiata. Bravissima, così sì, vabbè, va bene. No, 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 avvocato... Volevo capire, non è che non mi ha capito bene lei, non mi sono espressa bene. Cioè, dovete dirla a Natale il fatto. A Natale. Qua, ecco, dovete dirla a Natale mio, dovete dire tutto a posto, Natale. Alla fotografia. Sì, ah sì. Voi mi fate eccitare. No, caso, e io mo devo parlare alla fotografia. E io qua sono venuto per la fotografia, mica per eccitare voi. Diteglielo. Natale. E diteglielo. Tutto a posto. Grazie, avvocato. Hai sentito, Natale? Tutto a posto. Amore mio, e allora, avvocato, in che cosa consiste questo tutto a posto? Eh? Accomodatevi, accomodatevi. Accomodiamoci. Ma dite. In che cosa consiste tutto a posto? Quanti anni aveva avuto Natale? Quanti anni? Otto anni. Otto anni. Otto anni, sì. Se ne è fatti due? Due, sì. Ne rimangono sei. Più a posto di così? Sì, sì. So, no, per capire proprio in che cosa consiste il tutto a posto. Il tutto a posto. Cioè... Aveva fatto, aveva avuto 8 anni, aveva fatto 2 anni. E na, nada vo. Ne rimangono. 8 meno 2. 2 uguale 6. Esatto. No, perché devo dire, ha fatto proprio un buon lavoro. Ecco, prima davo che, perché dobbiamo dire Non è che... Spari ore! Spari ore! Che è successo? Io a questo lo denuncio per schiamazzi notturni, spari ore! Senti che fa? Che fa? Va bene, come non detto. Buonanotte, prego, buongiorno. Vieni. Che c'è, catacchie? Tutta la notte, questo mi ha fatto dormire. Ma senti, senti un po', senti. Che senti? Catacchie, ma questo si addorme come un angioletto. Ma senti, io voglio farmi mente loca, io voglio... Vabbè, ok, spedi ora, ok, vabbè. Catacchie, non scherziamo, Come non detto, come non detto. Avanti. Continua, non ti fermare. Superiore, continua. Catacchio, che è successo? Continua. Senti, Catacchio, qui non stiamo a giocare, Catacchio. Io qua c'ho da fare un sacco di cose. Catacchio, tu non vuoi... Io voglio dormire. Catacchio, non mi chiamare più. Va bene? Io voglio dormire.
Sì, avvocato, ma quello che voglio capire è in che cosa consiste proprio il beneficio, ecco. Il beneficio è che lei mi deve dare 500.000 lire perché le spese sono troppe. 500.000 lire? No, guarda, Pasqua! Siamo lontani. Pasquina! Sì, sì mamma? Mec, mi divolgere, me! Scusate, avvocato, si è svegliata mia suocera, la devo... Scusa, mi stai facendo strozzare. E ridi, ma fa strozzare. Mo vengo. Buongiorno. Allora, stavamo dicendo... Rilassi qua, Pasqua! Scusi, devo andare ad alzare mia madre, a mia suocera, anzi. Buongiorno. Allacciamo le cinture. Io mi sento tutto un pezzo di dolore, mi sento. Piano. Aspetta. Sì. Facciamo bene il letto. Mi sento i piedi come due ruote di formaggio, mi sento. Lo so, mamma, lo so. Lo so, mamma, mi fai dormire in piedi là, perché le cose. Che cosa vuoi? Tu hai voluto la camera tua? Mo arrangiati, che altro fa? Io ho voluto la cameretta, tu mi hai chiuso là, io vorrei dormire lì, ho i tuoi letti che stanno là. No, scusa, quello è il letto riservato a Natale e a me. E i letti laterali sono per i bambini se vengono quando vengono. Va bene. Vieni, mamma, vieni a salutare qua. Uovo che! L'avvocato, sì. Come va? Suocera. Buongiorno. Come sta? No. Grazie, altrettanto. E Natale, come sta? Benissimo. Oh, Bravo. Ma c'entra, mamma? Bene, non si dà la bocca. Scusi, che prima l'è caduto, non vorrei. A posto. Senta, no. Questo è il tovaglio, non è lo strofinaccio. Non stia a sporcare lo strofinaccio. Allora, le stavo dicendo, avvocato, voi mi dovete detrarre dei soldi, perché in fin dei conti 8 anni si doveva fare, Cristian. E 8 anni si farà. Le spese sono troppe. Che cosa le spese? Che spese state avendo se non stiamo risolvendo niente? Sto menendo. Abbiate pazienza, madonna mia. Sì. No, pa' che sigare. Che sigarette, boh? Quello che sta? Che sigarette stanno? Madonna mia, non ce ne stanno sigarette, sono finito, verrà il carico oggi. Non ce ne stanno, sono venuti per il carico oggi. Madonna mia, avvocato. State bene, tanti. E che porcheria, proprio il colera, avvocato. Ma no, certe schifezze li andate a fare a casa vostra, nel gabinetto di casa. Scusate, non è che venite qua a sprofumare. Che succede? Alla grande, in casa delle persone civili. Da sopra. Le cose le devo dire io a voi queste cose. Queste figuracce dobbiamo Quindi fare. Deve essere stato il merluzzetto che ho mangiato ieri. Madonna, scusate, avvocato, mia suocera se ne è andata proprio fuori col cervello, se ti andata. Dove va quella maledetta? Attenzione! Bebe, dormi, ninna, nanna, fai la nanna. Girando dall'altra parte, faccio un mente locale, girando dall'altra parte non russa più. Avvocato, ma voi ditemi, come faccio io mo a procurarmi 500.000 lire? Scusate. Non lo so, signora mia. Però non lo potete chiedere alla nonna? Alla nonna? Ma non esiste proprio questo ragionamento. Mia suocera non ha mai uscito una lira, è strettissima proprio. Corta.
signora Pasqua, fate uno sforzo. Ma che sforzo? Forza. Ma che sforzo, avvocato, per piacere? Fate uno sforzo! Io già mi sono sforzata abbastanza, che questi qua, tutti quanti, camminano con la pensione mia sociale! Ma che c'entra questo fatto? Che bugia proprio! Bugia! Insomma, avvocato, la pensione mia sociale la sto socializzando con loro! Non è vero, non è vero, perché noi vendiamo tutto questo materiale, tutto sta sulle spalle mie. Comunque, avvocato, io lo sforzo lo voglio fare per voi, anche se il problema di mio marito voi non lo state risolvendo. Comunque, io non so che fare. Eccola. Vi do una cosa, ve la regalo, del valore di 500.000 lire, un cellulare. Che cosa vi posso dire di più? Accetta! Rega, questo è costo, questo costa circa quasi 1.000 lire. Oh, stai zitto, 1.000 lire, questo è il valore, 500.000 lire, sentite a me, è un ottimo cellulare da tasca. Signora Pasqua, a me il cellulare non interessa. Ma come non mi interessa? Non ce l'ho. Beh, che c'entra? Ma questo un domani può cadere a terra, può spaccare contro l'angolo del tavolo. E noi vediamo questo come sostituzione nel caso, no? Non mi serve. Madonna mia, però, avvocato, veniteci incontro. Scusi, che invinde i conti. Buongiorno a casa. Mo' vieni. Pasqua. Senti. Che altro è successo? Lo sciacallo, qua mi stai dando una serie di fregature che non finiscono mai. Perché? No, coi cellulari. Questi ultimi due, prendi e portateli a casa, che non li voglio manco vedere, che sono pericolosissimi. Perché non sono buoni? Non sono buoni. L'altro giorno è venuta una signora e se ne è comprato uno per regalarlo al compleanno al marito. Beh, il marito tutto contento, che bel modello, guarda un po'. Ha cominciato a fare i numeri, che non mi permetto di farli io. Come aveva spinto il primo numero? È scoppiato il cellulare in faccia, gli ha aperto completamente il cervello, uscì tutta la materiale grigia colare. È morto, tutto a dire, è morto il marito. Mo il giorno dopo, giustamente, la moglie è venuta a lamentarsi e dice: signora, ma che capro di cellulare andate vendendo a mio marito? E chi è? A me ne era da uccidere proprio. Va bene, oramai mio marito è morto, e pace all'anima su, mettiamoci una bella pietra sopra. Però se sono venuta qua è almeno per avere una garanzia, almeno mi vendete un citofono. Ma vuole il citofono, ce l'abbiamo? Vabbè, Pasqua, a me non me ne frega di queste cose. Come non me qua. Ne frega? E tu sempre così dici. E vabbè, scusa, e ogni volta... Ma intanto le figuracce che le sta facendo tu o io? Sì, a me vengono le persone. Mo' fuori, c'ho una partita di orologio dalla Bulgaria. Sì. Le vuoi? Sì, l'importante stanno le lancette. Quello che mi porta questa volta erano senza lancette. Come andrà a vedere? È me che controlli. Signora Pasqua, ma veramente esplodono questi telefoni? Sì, veramente esplodono, sì. La verità è questa. Allora lo prendo volentieri. Sì? Farò un regalo a una persona molto cara. Però stiamo a pace? Sì. 500 va bene, anni siamo a pace. Non è che pretendete più niente. Vabbè. Madonna, mamma, io sto ancora in camicia da notte qua, è tardissimo, devo andare a trovare Natale, fammi andare Aspetta, che mo ti devo dare una cosa da portare a... Che cosa? A quel figlio bello, aspetta. Madonna, sempre questi regali. Questa sarà la morta mia. Questa sarà la morta mia. Non solo mi ha fatto passare una nottata in bianco, ma adesso mi è pure a grattare il formaggio dei piedi sul letto mio, sulle lenzuole che mia moglie, bello quel ci tiene, me le fa bello tutte lavate, con la candeggina stirata, con l'ammorbidente, guarda un po'. Aspetta, non... aspetta un attimo, scusa, metti questo sotto, metti il giornale, almeno raccogli il formaggio, va bene, lo raccogli, in maniera che poi te lo metti in tasca e tu ti raccogli, e lo metti sopra il brodo, ragù. Io ho bisogno di parlare, io ho bisogno di sfogarmi con qualcuno, come tutti sono andati in giro. Soltanto questo ghimmone è rimasto qua. No, io mi devo sfogare. E Franco, fai in modo che tu ci sia, Franco, almeno mi sfogo con te. Pronto, Franco, sa, prova. Dambrificazione, 1, 2, 3, prova, Franco, ci sei? Buttami un fiato, un calore umano, Franco, sa. Oh, ma che l'interesse, li sta interessando, Franco? Perché l'interesse, Franco, ci sei? A te piacere, questo, telefono, augurio, piacere questo, Io a te dare questa, fare parlare, però tu fare a cambio con me. Io farei parlare con Franco e tu dare letto mio a me. Andare a Ugg. Che dici, Franco? Chissà, forse ci casca. Che dici, vogliamo fare? Ci stai?
facciamo a cambio, questo cambio veloce. Io però a te imparare, io ti devo imparare come si fa, mica è semplice, eh? Pronto, pronto, pronto. Sì, io, Franco, a posto, sì, sì, sì. Allora adesso io dare a te questo, tu parlare con Franco e io prendere letto, sedere, sedere, sedere. Allora, prego, prego, eh. Ma tu guarda un po', l'ha riempito di formaggio, una tonnellata di piripicchi di piedi, ma lasciate. Comunque abbiamo risolto il problema, abbiamo risolto. Catacchio! Catacchio in parlatorio! Parlatorio? Certo. Perfetto! Adesso vengo, adesso vengo! Allora hai capito? Pronto, Franco, Franco, sa, prova amplificazione, prova amplificazione. Allora io adesso vado in parlatorio. Tu adesso prova, quando ritorno ti faccio l'esame, guarda che sono imparato, ti metto zero, spaccato, hai capito? Mi raccomando, prova, aprite queste porte, andiamo. Fate largo, aprite i passi carrabili, io vengo, eh. Io, c'è mia moglie, oh, c'è finalmente, un calore domestico, andiamo. Ma sì, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Madonna mia, Natale! E che porcheria, maniera di presentarsi è questa? No, è inutile che vieni, non ti voglio baciare, no, scusa. Quando una cosa è brutta, è sgradevole proprio. Comunque, come stai, Natale? Come devo stare? E cosa è successo ai capelli? Che deve succedere? È venuto un detenuto nuovo dalla cella. Sì, e com'è? E come deve essere? Non vedo la reazione chimico-biologica. E tu come sei venuto col Vespin? Come devo venire? E come te ne vai col Vespin? E come ne devo andare? Madonna, ma proprio la depressione! Come ogni volta la depressione! Sì, ma lei proprio non lo so! Ma io dico, quando voi sapete che vi dovete incontrare, organizzatevi, dite qualche cosa, sì, no? So, pensate qualche cosa. Ma non ho capito, ma c'è lui deve dire cosa dobbiamo dirci no? Allora, che devi scrivere il copione di qualcuno di lei, no? Scusa. Senta, Natale, guarda, ti volevo dire una cosa, sono venuta per dirti che è arrivato l'avvocato stamattina a casa. Avvocato? Presto, chi ha detto? Ha detto per Natale, tutto a posto. Ah, tutto a posto. Abbiamo risolto per Natale. Cioè, che in che senso, scusi? Nel senso che... Okay. Allora, tu ti dovevi fare gli 8 anni, no? Sì. Te ne sei già fatti 2. E te ne rimangono 6. Cioè, scusi, la madre è morta. Allora, l'avvocato ha detto, aveva 8 anni da fare. Cioè, 8 anni, che cosa sono? Fammi vedere. 8 anni avevi da fare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beh, ne hai fatti 2. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te ne rimangono. Ma che tu che dici? È buono. È buono. Abbiamo risolto. È buono. Scusa, io non è che voglio entrare proprio in merito alla questione, capito? Che forse è meglio. Però quell'avvocato che avete scelto, quello non ha vinto manco una causa. Quelle catacche attuali, quelle ne fa fare 16 di anni. Senta, per piacere, lei che cosa si impiccia? A parte il fatto che è un ottimo avvocato, perché me l'ha consigliato lo sciacallo. Tutto dire. Ha consigliato sciacallo. Appunto, quindi io mi infido. No, comunque, per farla breve, per farmi andare locale, io da qua me ne devo scappare. Io ho organizzato un piano della fuga perfetto. Perché? Si chiama la fuga a pezzi. Fuga a pezzi. Cioè praticamente io mi farò operare al fegato, lo ingatto, lo do a te, lo porto a casa, lo scafo il frigorifero. Poi mi faccio operare al braccio, lo do a te, lo metto nella carta, vai a casa e lo scafo il frigorifero. Poi mi faccio operare alla gamba, lo ingatto, lo do a te, lo porto a casa e lo scafo nel frigorifero. Poi mi faccio operare... Natale, ma non è una cosa che si può fare, scusa, ragiona. Io prendo i pezzi, li metto nel frigorifero, dopo 3 giorni comincio a puzzare la carne. Che faccio? Tu li metti nel frigorifero, tu metti nel freezer. Nel freezer, se ne viene lui. Nel freezer sta tutto pieno, sta il pesce, sta il pane, sta il gelato, sta tutta la roba, non posso mettere. Scusi, allora, secondo te, siccome sta il pesce, non posso scappare da qua. Senti, io scappo, Natale, ti faccio io, ti metto nei boccacci, pezzo a pezzo, tu porta le cose, mettiamole sotto olio. Tu dici che funziona. Si mantiene bene, sì. Poi il fegato lo metto un po' con la cipolla, che quella è la morte sua, con la cipolla. E allora mi stai prendendo in giro. No! Tu mi stai prendendo in giro, allora. Perché per forza che ti sto prendendo in giro, ma tu sei un cretino. Ma tu per questi crediti io sto a perdere tempo dalla mattina alla sera, con tutto quello che c'ho da fare, gli sbattimenti, che tu con tua madre a carico, che ho posto a letto, un posto a tavola, No, e lo sciacallo mi sta dando una serie di fregature, sono andata a morire le persone. Natale, no, lo devo dire, l'avvocato che non so mattina vuole 500.000 lire, da dove devo andare a prendere? No, mi devi rispondere, Natale. Signor, basta, ma no, una testa quadrata. Basta, tempo scaduto, non si può vedere. È proprio mo' che eravamo arrivati al calore della famiglia. Si stava aprendo il ragionamento. Vabbè, Natale, me ne vado, va? E domani deve venire? Che devo venire? Che ne
so, Natale, non mi fare certe domande in queste condizioni, così come ti vedo. Lo sai che cosa un'orsacchiata di peluche. Non dico così. No. Sembri un pulcino spenacchiato. Non dico così, sta qui. Vero? Fai il pulcino, Natale. No, devi stare qui. No, devi fare il pulcino. E sta qui. Che te ne frega, sta qui. Fai il pulcino, poi più qui. No, sta qui. No, non mi piace, non hai fatto bene, non ti fai fatto la voce del pulcino vero. Non voglio, io vergogno. Ma Natale. Un amore. Ci vediamo, Natale. Che io parto a tutti. Bene, guarda, è automatico. È come il pistone di una mano, guarda. Vedi? Boom. Vedi? E arrivo sfraganando in faccia. Io sfraganando, Superiore. Tu lo sai che io, bene, arrivo sfraganando e sfraganando. Pio per. Pio per.